Ragazzi, benvenuti in questo nuovo videoblog, per precisione è l'ottavo. Come vi ho detto l'altra volta, adesso tornerò spesso a fare video su iOS, il suo jailbreak di iOS 5.1.1, applicazioni interne ad iOS e applicazioni Cydia. Oggi in particolare recensiremo. Vi recensirò un'applicazione specifica che si chiama Sport Republic. Apriamo. Sport Republic è un'applicazione che riguarda tutto il mondo dello sport, uscita pochi giorni fa e aggiornata alla versione 2.2 dalla 2.0, interfaccia grafica molto carina, facendo un tab si aggiorna tutto, qua abbiamo una barra di ricerca per cercare un tema che ci interessa, qua abbiamo una tendina per aggiungere cose alla home page, organizzare la home page, contatori, impostazioni, dove possiamo accedere a Facebook, eccetera, eccetera. Abbiamo la sezione prima pagina, carini, molto carini gli effetti di questa applicazione. Qua in alto, dalla barra verde, qua in alto abbiamo il tasto per tornare alla home, il tasto pagina dove possiamo cliccare a caso una cosa. Poi abbiamo ancora lo switch con tutte le impostazioni, possiamo sfogliare le nostre notizie. Ad esempio, questa app molto legata alle notizie da Londra. Proviamo ad aprirne una, molto veloce a caricare, vedete, ci è scritto tutto, possiamo condividere via Facebook, via Twitter, via email le notizie, come ho detto, tasto per aggiungere altri tab. Questa era la prima. Adesso andremo a recensire invece un tweak di Cydia scaricabile gratuitamente. Questo tweak è iCleaner. Serve a pulire dai file inutili il nostro dispositivo. È molto completo e soprattutto è gratuito. Qua in alto abbiamo i tasti per analizzare o pulire il dispositivo, abbiamo le impostazioni, abbiamo la modalità di test, poi qua le applicazioni che iCleaner andrà a pulire dai file inutili. Applicazioni, file di log, file di shake, file temporanei, Cydia, questi due mi raccomando, se lo userete, se lo scaricherete e userete questo tweak, teneteli disattivati perché possono dare problemi a Cydia se attivati e al dispositivo, quindi sempre. Poi possiamo attivare la pulizia per tipo di file, poi possiamo configurare la pulizia. Possiamo escludere delle app, possiamo rimuovere delle lingue, di lingue da rimuovere, rimuovi immagini retina, rimuovi immagini non retina, rimuovi immagini iPad, porta cartelle font, eccetera eccetera, file di backup, selezionare la
lingua con i defetti. Questo è stato il mio ottavo videoblog, molto veloce perché purtroppo ho da fare poi anche tardi. E niente, vi saluto, vi ringrazio come sempre di avermi seguito. Ci vediamo alla prossima.